invece di ridisegnare tutto, prendo quel colore e correggo la tonalità. Io posso prendermi in questo caso il giallo, andare sugli colori e dire bilanciamento del colore, perché viene con questo. Vado, devo andare su immagini, scusate perché ho preso un'immagine, colori, bilanciamento, a questo punto io gioco sul giallo definendolo più eccolo qua, sul magenta gioca qua. In questo caso vedete che io cambio un attimino le tonalità del colore. Posso dopo fare, cioè qualsiasi operazione in questo momento che avviene, avviene solo per quello che è stato da me selezionato. Se io voglio cambiare, per esempio, ho fatto una selezione, vedete, ho fatto l'inverti, quindi prendo la mia immagine e quando la clicco lui me la inverte. Se io faccio una selezione e poi faccio l'inverte solamente dell'interno, non di tutta l'immagine. La selezione mi permette praticamente di giocare a questo livello. Se io devo modificare qualcosa, seleziono, modifico quel particolare. Diamo un esempio più pratico. Vado a prendermi una nuova immagine e abbiamo la foto della nostra ragazza con gli occhi rossi. Lo vedete? Però ha anche il vestito rosso. Io potrei andare su filtri, dove su miglioramento, rimozione occhi rossi. Ok, avete osservato cosa è successo al mio disegno? Mi ha sporcato le labbra, mi ha sporcato il vestito, me l'ha trasformato più altre parti che a me non mi interessava toccare. Con selezione lo posso dire benissimo, mi scegli questo occhio, aggiungo, mi scegli questo occhio, filtri, miglioramento, rimozione, ok. Vedete cosa ho fatto? Nella mia ragazza ho tolto gli occhi rossi. Occhi rossi, filtri, non se trovo un'immagine un pochino più interessante. Un'altra cosa che posso fare, per esempio, è, prendiamo la nostra, apri, occhi rossi, chiudiamo. Come avevamo detto prima, filtri, miglioramento, in questo caso se io faccio rimozione occhi rossi, li ho rimossi,
non avevo dei colori di standard di colore che potevano darmi fastidio. Posso anche fare quello che abbiamo detto. Mi scelgo i miei occhi rossi. Facciamo prima una cosa un po' più interessante, facciamo un zoom. Selezione. Selezionate i miei occhi rossi, a questo punto vado su colori, il mio ragazzo ha gli occhi blu. Anche dirgli un po' sull'esagerato, agli occhi verdi. Posso cambiare i colori, cioè adesso sono qua anche molto molto veloce, però mi permette un attimino di giocare. Siamo? Delle domande, qualcosa? Ok, finalmente ci si fa. Aggiungiamo la seconda, la seconda selezione, ok? Quindi questa non è la selezione, sia questa che questa. Se vado su filtri, miglioramento, rimozione occhi rosso, vediamo che io vado usando solo questo. Ok, adesso.
io andavo qua, sì, un po' dopo. Mi dicevo un po' ora, oppure. Ok. Conviene usare magari così lasci un po'. Siamo di colori. Però non riuscivo. Il lanciamento colori. Se ne penso. A quel punto conviene giocare sui colori. Cioè, questo caso però non conviene selezionare tutto. Sì, sì, sì. Giocare questo lo prendi in particolare del colore rosso. Io se sarà questo, perché lo devo fare in questa maniera qua. Però perché io quando mi voglio toccare vado sull'esterno? E non vado su che senso? Io vado con questo, vedi? Sì. Ok.